Ecco la cartina, perfetto. Bisogna partire dai fatti di queste ultime ore. Sono venuti almeno due maggiori attentati kamikaze e fra 4 e 5 esplosioni minori, tutte da parte di suicidi o comunque miliziani attribuiti alla provincia islamica del Khorasan, la fazione locale di ISIS. Il bilancio, fino a questo momento ancora parziale, è di 60 afghani uccisi e almeno 12 marines. Il punto però è che alcuni di questi obiettivi colpiti da queste esplosioni, da quello che si apprende, sono anche postazioni dei talebani. Dunque, che cosa ISIS sta tentando di fare? E gli scontri sono in corso. ISIS ha messo in atto un assalto contro Kabul e soprattutto contro l'aeroporto. Il fine è quello di inserirsi nella transizione del potere fra gli americani e i talebani, sfruttando evidentemente le opportunità tattiche del momento per trasformare l'intero Afghanistan in uno stato fallito nel quale insediarsi. Questo naturalmente aiuta l'ISIS a rialzare la testa dopo 4 anni. 4 anni fa ci fu la presa e la caduta di Raqqa, e pone di fronte a questo scenario non solamente gli americani e le truppe NATO che stanno andando via a tamburo battente da Kabul, ma anche quei paesi come la Russia, la Cina e il Pakistan che hanno interesse ad avere i propri interessi tutelati dai talebani in Afghanistan. Quindi la realtà vera è che tanto l'Occidente quanto le sue potenze rivali in questo momento sono di fronte a un'offensiva jihadista. Naturalmente è un'offensiva che si giova degli errori di entrambi. L'errore di valutazione dell'amministrazione americana nel fidarsi dei talebani nella transizione del potere e l'errore dei talebani che non riescono evidentemente a esercitare sovranità e sicurezza sull'intero Afghanistan. Quindi lo scenario che in questo momento si pone di fronte a noi è quello di un Afghanistan stato fallito sul quale la jihad tenta di ricostruirsi 4 anni dopo la sconfitta di Raqqa. Esatto, ma in questo senso, direttore, dicevo anche...